eccezionale. Salve, l'ospite di oggi è un ospite veramente curioso. Guardate quante piume abbiamo oggi in studio. Infatti, io ho una bambola con le piume. Tu sempre con le bambole te la fai. Tu mi fai girare, tu mi fai girare come fosse una bambola. Poi mi butti giù, poi mi butti giù come fossi una bombola. Ma quanto sei stonato, Piero! Sigla? Ma è caldo? No, non ho caldo. Ho un ventaglio molto particolare. Pieno di piume? Pieno di piume. Ma mentre in ogni altra parte d'Italia con un ventaglio ci si sventaglia, dalle nostre parti te la fioppio. Ah, benissimo. E io me la fioppio. Benissimo, iniziamo adesso la puntata. Già vi avevo anticipato che oggi avremo un ospite veramente che mi ha incuriosito tantissimo. È un medico cardiologo, lavora presso l'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio, è una musicista di musica classica, è una giornalista. Oggi è qui con noi in qualità di scrittrice con il suo ultimo libro, L'anello stregato di Mozart. Ho il piacere di accogliere Maria Primerano. Benvenuta Maria nella Ciao. Mia cucina. Maria, Piero, che ha subito fatto su il suo ventaglio. Allora, Maria, prima di chiacchierare un po' con te, io ti ho presentato sotto vari aspetti, oggi però sei qui in qualità di scrittrice, questo è il tuo ultimo libro, L'anello stregato di Mozart. Mi incuriosisce, prima di partire, perché poi dovremo lavorare con le mani, quindi chiaramente in cucina si fa così, fai vedere questo anello meraviglioso che hai riprodotto con Gerardo Sacco. Sacco, vero? Sacco, sì, sì. Ed è proprio l'anello, spiegaci che un po'. Compare sul che libro. Compare sul libro. Sì, dunque l'anello compare al dito di Mozart, al quinto dito, mentre Mozart suona il cembalo. E in realtà il libro non doveva avere questo titolo. Il titolo scelto era Mi amate davvero, che è una frase di Mozart che a me piaceva tanto perché è una frase molto tenera, in quanto da piccolino questo grande musicista stava sulle ginocchia dell'imperatrice d'Austria. Picchiava... ginocchia così, Piero. Sì, ginocchia qualsiasi. Molto plebè. Bussava le spalle dell'imperatrice e diceva ma mi ami davvero. Quindi mi faceva troppa tenerezza, avevo deciso di intitolare il libro Mi ami, ma mi amate davvero. Poi nel prosieguo, nell'evoluzione diciamo. Invece ho pensato di interessare Gerardo Sacco, ho chiesto al maestro Sacco se poteva ripropormi ecco, l'anello, uno degli anelli che Mozart aveva ricevuto in regalo dalla imperatrice. La trovo quindi, una cosa molto molto carina. Infatti, un'idea originalissima. E infatti Gerardo Sacco ha riproposto l'anello che appare in questo quadro famoso, appartenuto a un musicista famoso che è Arturo Benedetti Michelangeli. E io poi per vanità mi sono messa in quarta di copertina, fotografata nell'atelier Mozart, cioè a casa mia, al pianoforte con l'anello al dito, che porto al dito, al quinto dito. Come se solo per le presentazioni di questo libro. Quando ah, ecco, quindi ecco. Insomma è un anello ufficiale. Sì, ufficiale. È l'anello delle presentazioni che ha riproposto con 9 diamanti naturali, facendo tutto uno studio sull'oreficeria del secolo. Quindi Gerardo Sacco è stato anche molto creativo e ti ha accompagnato in questo percorso. Ed è un anello che vuole essere di buon auspicio, vuole fare delle stregonerie. A tal punto. Allora, come stregonerie, attenzione, perché in giro ce ne sono già tante che senza che tu le chiedi le stregonerie te le fanno. Ti arriva. No. Le macumbe. Parliamo di cose positive. No, ma ha destato così questo titolo, ha destato questa storia dell'anello stregato, che si rifà ad una storia vera che si descrive nel libro, ha destato tanta curiosità. Io ho ricevuto delle telefonate dall'Alta Italia, hanno visto questo libro in
vetrina, e sono stata anche, insomma, mi hanno scritto perché un sacco di lettere, perché volevano sapere chissà che cosa, che quali stregonerie avessi scritto, avessi fatto pure io, insomma, la cosa. No, ma non è stato molto curioso. Diciamo che il tuo libro è anche presente in tutte le librerie in Italia e non solo, anche all'estero. Meglio, biblioteche internazionali, perché il libro è finito nel Mozarteum di Salisburgo, che è l'università dedicata a Mozart, del resto Mozart è nato a Salisburgo, e in America all'università Cornell a New York e alla Stanford in California. Benissimo. Poi è anche l'Ipsia, Monaco di Baviera. Hai avuto una grande soddisfazione. Sì. Ora però mettiamoci subito all'opera, Maria. Berlino, Weimar, e potremmo insomma fare un elenco, ancora fare un elenco. Vienna, ecco, tutte queste biblioteche. Allora, spiegaci oggi cosa prepari, perché abbiamo scelto questo, io non svelo cosa faremo, dillo tu. Allora, innanzitutto ti ringrazio per questa, vi ringrazio tutti per questa ospitalità. Appena Camilla mi ha detto vuoi essere ospite alla mia trasmissione, ho detto ma cosa si può fare di veloce e di semplice. È legato anche un po' al libro. Avevo pensato ad una torta Mozart con gli ingredienti che piacevano tanto a questo compositore, ma sarebbe stata più elaborata. Allora, praticamente niente oggi torta, Piero. Oggi io speravo un dolce, però va bene così. Facciamo un dolce, però non utilizzando in maniera molto veloce la cucina. Sì. Oggi veramente prepariamo le Mozart Kugeln, sarebbe in italiano le palle di Mozart. Sì. Sono i cioccolatini che Piero, mi raccomando, serietà. Allora, sono degli cioccolatini. Sono dei cioccolatini che non erano sicuramente presenti all'epoca di Mozart, sono stati per i cento anni dell'anniversario praticamente della morte. E sono stati elaborati da la ricetta da un pasticcere molto famoso per un'esposizione allora, a Parigi. Allora, iniziamo, Maria, così mentre noi, lo sai, in trasmissione si chiacchiera mentre si prepara. E quindi il cioccolato, perché era la sua bevanda preferita, passione, era il cioccolato che nel Settecento diciamo che anche la mia passione, non solo la tua. La passione di tutti. Il cioccolato, lo so, dopo mangiare un po' di cioccolato ti mette di buon umore, Ma era la bevanda che usavano solo i nobili, perché era la bevanda che era arrivata in Europa dall'America. E quindi lui stava alle corti dei principali, dell'imperatrice d'Austria, eccetera, quindi era la bevanda che prendevano i nobili, lui la chiamava la caccalotte. Andiamo avanti. Noi partiamo per le Mozart Kugeln. Allora, diciamo prima gli ingredienti. Quindi del marzapane. Del marzapane, ce l'abbiamo qui. L'abbiamo sia bianco che verde. I pistacchi. Dei pistacchi tritati. Della crema di nocciole e cacao, che deve essere messa prima in frigo almeno una notte, perché altrimenti non si possono lavorare, si può manipolare bene. Ecco, e della granella di cioccolato. E cioccolato fondente che noi abbiamo, per questioni di tempo, chiaramente bagnomaria, già sciolto a bagnomaria. Allora, possiamo fare indossare. È bravissimo, Piero. Come farei senza di te? Tu senza di me faresti. Mi fioffio. Sì. Vedi, ecco, Maria, ti leggo qua. Vedi, così abbiamo ufficializzato. Anche perché Piero, una passione di Maria, devi sapere che sono i cappelli. Infatti indossa un cappello bellissimo oggi, veramente. Grazie, troppi complimenti. No, ma io sono assolutamente sinceri. Anche tu Fiorellino. Camilla, dovremmo velocizzare perché, come dicono in Calabria, l'acqua guglia è un po' anche alla montagna. Ecco, andiamo, facciamo che almeno riusciamo a fare una palla. Vediamo se facciamo una palla. Prendiamo con uno scavino, un cucchiaino della crema. Sono muta. Io non le ho mai fatte. Mi devi aiutare però. Bisogna fare praticamente una semisfera con la crema di nocciole e cacao, e in questa semisfera aggiungere, mi puoi prendere tu del marzapane, una pallina di marzapane. Lo mettiamo verde. Io la prima volta. Allora, vi assicuro che
veramente notevole anche guardare. Io sto già ingrassando prima. Sì, di però mangiare. Mi devi mettere, la devi. Sì, sì, sì. La devi unire ai pistacchi. Vedi tra l'altro Piero che non lo so, a vederle così le pane Mozart sembra anche un dolce molto molto complicato. Marzapane e pistacchio. Sì, sì, mettili, l'ho messi ancora dentro, mettiamo un altro pochino. Ecco, li racchiudiamo dentro. Cioè, ora dopo... cambia, sì, ora veloce. La sistemiamo, ecco, qua. E con un altro cucchiaino si fa praticamente un'altra mezza sfera, un'altra semisfera e si chiude la Mozart. Ecco, è questa. Però la crema andava più va bene, ora tanto noi presa. Spieghiamo, sì, diciamo, sì, un po' sì, il sì. procedimento. Mettila, guarda, sì. nella granella. La mettiamo nella granella, sì. perché se la mettiamo nel cioccolato fondente. No. Va bene, poi chiaramente noi abbiamo anche un po' di tempi tecnici, di luci, e quindi la cioccolata anche un po' si scioglie. Gli dai un piattino? Però diciamo che il procedimento Dove la è esattamente questo. Ecco, e vanno riposte in frigo per solidificare. Quindi il passaggio prima di passarla nella granella sarebbe immergerla opportuno nel cioccolato fondente con uno stecchino, li avevamo preparati qui. Allora Maria, dimmi però un pochino, ora va bene, lasciamole qui, però sì. insomma il risultato sono facilissime, ottimo. Però è tutto dipende dalla consistenza della crema di nocciole. Sì. Qui nella cucina fa un po' di caldo con queste... Però ecco, sono veramente perfette, oserei dire. Se vuoi sciacquarti le mani in maniera... Allora Maria, ora noi procederemo, anzi metteremo Piero a fare tante tante palle di Mozart. Quindi adesso allora, concentrati. Non so quante ne escono fuori palle di Mozart. Vabbè, però ti concentrerai su questo. Maria, intanto dimmi un pochino, come è nata in te la passione, perché abbiamo detto che sei musicista, hai tante passioni, tra cui questa della scrittrice? Guarda, la scrittura è venuta, cioè io è tanto tempo che scrivo come giornalista di spettacolo, di musica classica. Perché collabori anche con alcuni giornali locali. Sì, collaboro con, si può dire? Sì, sì, tranquillo. Collaboro con Gazzetta del Sud, ma ormai sono più di 10 anni, per il teatro, per la musica classica, per lo spettacolo. Quindi la passione, diciamo, di scrivere l'ho sempre avuta, scrivere di musica. Quindi insomma ecco. È una passione che hai sempre coltivato. Sì, poi niente, il libro è nato perché ho cambiato tipologia di lavoro, sono stata spostata da un ospedale ad un altro, in particolare all'ospedale oncologico, sono la cardiologa dell'ospedale oncologico e quindi lì la sofferenza, devo dire la verità, dei malati che vedo, perché purtroppo è una realtà, mi ha spinta quindi a scrivere, ho detto ora mi metto a scrivere un libro così togliere un po' da dentro varie sensazioni, vero? Anche esatto, uno sfogo, esatto. Poi la scrittura. Infatti la scrittura per me ha funzionato come scrittura terapia, certo. Così come la musica. E invece funziona. Maria, poi insomma Piero si metterà a fare tante palle di Beethoven e noi di Mozart. Beethoven. Beh, cioè, non c'è già con la già. Io non vorrei dire. No, perché? Lo sai perché? Perché Maria mi ha detto che Mozart non era uno dei suoi artisti preferiti. Lui è diventato, quindi io adesso pensavo a Beethoven, perché vorrei dire Maria, se tu non è un artista, mi hai detto prima, no? Che tu, sul quale tu Ma avevi una particolare attenzione. Perché hai scelto Mozart? Svelaci il segreto. Allora, non avevo, ci sarà un perché. Non avevo simpatia, diciamo, perché quando ero bambina mi era successo un contrattempo proprio con questo musicista. Bene. In pratica proprio con lui, sì, perché io facevo un concorso pianistico molto importante, sì? Ad Ancona, ad Osimo, e sbagliai il pezzo d'obbligo, nel senso che arrivai lì con un pezzo di Mozart. Ce n'erano due e io mi avevano detto di studiare quello che poi si è rivelato sbagliato. Quindi nel giro di un pomeriggio, messa in vetrina da mio padre,
Ne abbiamo trovato un pianoforte. Abbiamo dimenticato di dire che tu sei cardiologa in quanto hai seguito le orme, di tuo papà. Mio padre era. Quindi ti ha comunicato questa passione. Quindi diciamo che Mozart è stato con te birichino. Birichino, però nonostante questo il pezzo d'obbligo è andato a buon fine. Sono stata medaglia d'oro. E allora benissimo. Allora noi chiudiamo questa prima parte con Piero che adesso farà le palle di Mozart. Ne devi fare perlomeno 6. Faccio tante palle. Anche perché le racconto anche di, ecco, le di racconto. Queste sfere. Adesso puoi dire che non solo le racconti, Piero, ma che anche le fai. Va bene, e ci vediamo tra poco. Piero, ma sei sporco di cioccolata. Ah, dammi. Ma io non... Ma sei davvero incorreggibile. No, ho mangiato solamente due palle di Mozart. Le hai fatte e mangiate? Io ne ho mangiate solo due, ma se dovevo mangiare tante palle di Mozart, per quante ne dico io, avremmo superato la barriera del suono. Sì, Camilla, erano così buone che io sono diabetico. Ti faranno male. Ma il diabete mi ha detto, queste non te le contesto, queste allora siamo buone. Allora siamo a posto. Brava nostra. Allora, Maria, sì, le ha completate Piero, che è stato davvero eccezionale. Sembrano finte, sembrano acquistate, tanto che le hai fatte perfette. Allora, Maria, l'anello stregato di Mozart, riparliamo ora del tuo libro, assumiamo una pseudo aria seriosa, e mi piacerebbe che tu mi parlassi, io ho letto un po' guardando qui e lì, di questo effetto Mozart che mi ha molto colpito. Sì, l'effetto Mozart è in pratica un effetto benefico per chi ascolta la musica di Mozart, un effetto benefico sul cuore e sulla mente. I bambini si cura la dislessia dei bambini con l'ascolto della musica di Mozart, addirittura si fanno partorire le donne in maniera più dolce all'ascolto della musica di Mozart. Addirittura in America, nelle metropolitane, la diffusione della musica di Mozart fa registrare minori reati. Minore violenza. Le vacche del Wisconsin producono più latte in Toscana. Piero, vedi quello che devi fare. Insomma, ascolteremo tutti di più la musica di Mozart. E mettono la musica di Mozart in queste aziende. Mentre... Addirittura in Toscana l'hanno fatto con i vitigni. Pare che le viti producano più uve. Vabbè, insomma, lì poi siamo un po' in un campo minato. Piero, tu suoni qualche strumento? Perché ti vedo portato musica, sì, è vero, io Maria? Sono portato perché tutte le mattine mi accompagnava mio zio all'università, al conservatorio, quindi mi portava. E sei portato? E che cosa suoni? Che cosa allora io suono, sono il citofono, il clacson, però pure io il campanello di casa, Maria. E anche la sirena della doccia. Quella, perfettamente. Allora dicevo che siamo tutti un po' musicisti nell'animo. Ognuno ha il proprio strumento. Ognuno ha la sua propensione. Senti, Maria, Mozart suonava a 4 anni, componeva a 5, e questo suo essere un genio, io lo so perché ho letto il tuo libro, lo so, è legato un po' alla sua malattia. Sì, praticamente il libro è un divertissement, ossia un divertimento, perché da medico credo di essere stata la prima, insomma, ad evidenziare questo aspetto. Lato. Cioè Mozart era un genio proprio perché era un ammalato, ecco, quindi ritorna la mia struttura da medico. Certo. Ecco. Era ammalato, molto probabilmente aveva una sindrome che si chiama di Tourette, che è associata alla creatività. Che cos'è? Era un irrequieto, emetteva un iperattivo. Sì, faceva dei movimenti involontari continui, faceva insomma delle cose molto strane, molto un comportamento sempre sopra le righe. Incentrate.
Sì, questo... è perché la sindrome di Tourette proprio ci sta questa propensione a dire parolacce, a epiteti. Maria, tu mi descrivi molto bene l'ambiente del Settecento, sì. Quindi sbuffi, merletti e piume. Infatti abbiamo qui questo meraviglioso ventaglio di piume e anche le bambole, vero? Che le bambole sono le bambole create. Di carta, perché il libro è un libro creativo, una scrittura creativa giocata intorno al, con il gioco delle bambole di carta. In pratica le bambole di carta fatte da mia sorella Carmen Primerano, che è avvocato ma è un artista. Siete artisti proprio in famiglia, c'è una vena artistica. Una vena artistica, mia madre faceva l'accademia a Via Ripetta negli anni 50. Quindi cioè, ritorna. Mio padre è cardiologo invece. E le bambole di carta, perché nel libro io vesto e risvesto queste bambole di carta con i personaggi con gli abiti dei personaggi del teatro di Mozart, quindi con Don Giovanni, Dorabella, tutti i personaggi, insomma. E le parrucche, dici un le po' parrucche, delle parrucche, nei sì, è uno, che si mettevano uno sguardo un po' in questo Settecento civettuoli. Le parrucche erano torreggianti, infatti prendevano, le dame prendevano fuoco. Ti sei salvato, Piero, volentieri... non abbiamo trovato la parrucca, perché tra me e te non so chi l'avrebbe dovuta indossare. Grazie per questa mancanza. Ci sono già andata la parrucca. Lo sapevi, te lo senti, te lo senti nel cuore. La mia parrucca di Mozart, sì, che non abbiamo trovato, chissà se perché nascosta. Mozart è sempre dispettoso. È sempre dispettoso, fa sempre si nasconde, così come quando è morto si è volatilizzato, nessuno l'ha più trovato. È stato gettato in una fossa comune, gli avevano messo anche un collarino, una catenina per ritrovarlo, ma insomma si trova tutto nel libro, sì, perché c'è una storia di Mozart, è davvero interessante. La cultura sono stato grandissimo artista, rimango serio per un attimo. La cultura sono stato grandissimo artista è quella che comunque ti propongono alle scuole. No? Certo. Però tutti questi aneddoti, questi retroscena, queste cose che combinava questo artista in mezzo, arricchiscono comunque anche il personaggio, nonostante non ne abbia bisogno, però il lato umano esce fuori, tutto il lato umano, insomma, di quest'uomo. È morto giovanissimo, sì, ha 35 anni, quindi insomma è già. Maria, io e Piero ti ringraziamo davvero tanto. Io ringrazio voi. Ci hai illuminato, incuriosito e divertito, è vero Piero, tantissimo con tutte queste. È acculturato, certo, queste notizie serve anche a questo, vero? Dare un po' di informazioni che abitualmente non si hanno. E ci lasci, Maria, con la lettura di un'introduzione o, come definisci tu, Overture. A me piace tanto, vorrei leggere l'overture del mio libro. Queste piume, sveliamo il segreto di queste piume, in pratica la piuma è la metafora della leggerezza, della grazia di questa musica di Mozart. Quindi nell'overture vedrete un po' che cosa succederà. Benissimo, andiamo con la lettura. Un sipario di trine e taffetà si solleva su un palcoscenico odoroso di cipria. Ed ecco che con uno scoppio di riso chiassoso, la nobile dama, che non sapeva fare due passi senza incespicare, tanto abituata come era ad andare sempre in carrozza o in portantina, traballa sulla noce di burro caduta per terra e scivola capricciosa con tutta la sua frivolezza, finendo di colpo su un delicato guanciale. Lo strappo improvviso, lo squarcio inatteso della seta che lo ricopre, si risolve quindi in una nuvola di piume che danzano impalpabili per l'aria, che fanno scarabocchi e ghirigori, arzigogoli e svolazzi per poggiarsi infine sui pavimenti di marmo e di parquet. E una dama incastrata che farfuglia e balbetta in un covone di piume, una dama che si agita e dimena come un uccello incagliato in un nido di nuovi pennuti tra baccherozzoli e foglie. Una dama, due dame, tre dame, tutte ruzzoloni, capitomboli, scivoloni, piume, cuscini, capezzali, guanciali, materessini, strapuntini, piume, tutti squarciati, stracciati, laterati, sbrindellati, strappati e per aria ghirigori, arabeschi, riccioli e volute, giochi bizzarri di linee fatte di note,
acciaccature, mordenti, gruppetti, spirali e chiocciole di suoni, crescendo e decrescendo di eufonie, gradevolezze, armonie. E la musica di Mozart, candida e leggera come quelle piume, impalpabile come la seta, finissima e leggerissima come un soffio di cipria, garrula come una risata birichina, tenera e giocosa come i nuovi piumati, soffice e morbida come la crema burrosa di quei superbi banchetti. Meraviglioso, Maria, pure io. Tu no.